Fino al 13 agosto prosegue il Festival Voci della Montagna, che è giunto alla sua quinta edizione. Musica classica, popolare e etnica ad alta quota in alcuni dei punti più suggestivi del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Un festival unico nel suo genere negli Appennini e nel centro-sud. L'ha ideato Elvira Di Bona, violinista e filosofa. Gli organizzatori della kermesse sono Wildlife Adventure e l'associazione culturale Voci della Montagna. Voci della Montagna beneficia del patrocinio dell'Ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, del Comune di Pescasseroli e del Comune di Opi, nonché dell'aiuto di alcuni soggetti privati che intendono investire in occasioni di valorizzazione e richiamo per il territorio. Il quartier generale del festival è Pescasseroli e Opi, ci si muove su e giù nel parco. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e avvengono in mezzo al bosco in un rifugio appenninico. Sono previste incursioni nella musica turca, indiana, classica nel segno di Beethoven e Mozart, sudamericana con Piazzolla, nel contemporaneo di Pierre Boulez e del giovane compositore Fabio Massimo Capogrosso. La parola chiave quest'anno è stata diversità. La musica e la natura rappresentano tante diversità nei ritmi e nelle armonie, ma anche nella flora e nella fauna. Tutti gli eventi, come dicevamo, sono a ingresso gratuito. Giovedì 11 agosto, Germanofobia. Il sestetto di flati dell'istituzione sinfonica abruzzese, con Gianluca Sugli e Luca Jacobucci a clarinetti, Massimo Martuscello e Giuseppe Reggimenti ai fagotti, Alessandro Monticelli e Vittorio Sette ai corni, con musiche di Mozart e Beethoven. Sabato 13 agosto la serata finale con Fuochi di ghiaccio, con Alessandro Soccorsi al pianoforte e le musiche di Mozart, Liszt, Scarlatti, Chopin e Capogrosso.